L'Arezzo Calcio Femminile non ferma la sua corsa nonostante il successo del campionato di Serie C acquisito già matematicamente settimana scorsa a Perugia e conquista la 21esima vittoria su 28 gare disputate battendo 3-0 in casa l'Independiente Ivrea, coronando così l'ennesima grande prestazione stagionale e festeggiando anche di fronte al pubblico amico la promozione in Serie B. È la formazione piemontese però a partire meglio, a rendersi pericolosa poco dopo più di un minuto, con la bella rovesciata di Montecucco alzata sopra la traversa dall'attenta Valgimigli. Le Amaranto prendono in mano il pallino del gioco e al 15esimo sfiorano il vantaggio con il lancio di Zelli per Verdi che calcia debolmente invece di servire Ceccarelli che era libera al centro dell'area. Al 18esimo altra ghiotta chance con il lancio in verticale effettuato da Vicchiarello per Nisci, che sfruttando la mancata uscita di Mognol arriva sul pallone senza però trovare lo specchio. Il vantaggio è nell'area e arriva al 20esimo quando Vicchiarello illumina la scena con un tocco morbido per Ceccarelli che stoppa di petto e calcia con precisione mettendo la sfera all'angolino. 1-0 per la CF e 14esimo centro in campionato per la miglior marcatrice della squadra. Nella finale di frazione al 41esimo Vicchiarello con un velenoso cross scheggia la parte superiore della traversa. Nella ripresa l'Ivrea prova a farsi vedere sugli sviluppi di un con il tapin alto di Baudin, ma poi è dominio totale della compagine di mister Testini che all'11esimo raddoppia in conseguenza di un tiro della bandierina con il tocco vincente di Orlandi che festeggia così l'ottavo centro in campionato. 8 come il gol di Paganini che segna il definitivo 3-0 al 25esimo mettendo con freddezza la sfera alle spalle di Mognol. L'unica distrazione le Amaranto se la concedono al 35esimo ma Montecucco non ne approfitta e spreca calciando sul palo da posizione decisamente vantaggiosa. È l'ultima nota di cronaca di una sfida che le Amaranto di mister Testini hanno giocato con qualità e gestito con personalità raccogliendo un altro successo di una stagione memorabile da imbattute.